Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti nel mio studio. Io sono Giaga Robot. Oggi vi parlo di Sequential Prophet X, un sintetizzatore straordinario che riesce a unire la migliore sintesi digitale sottrattiva a due instrument in grado di riprodurre e modificare sample dall'elevata qualità. Questo sintetizzatore nasce in collaborazione con 8DIO, ovvero un'azienda leader per quanto riguarda la creazione di libreria e di sample. Sintesi classica e sample passano poi attraverso a un filtro analogico in grado di amalgamare questi due elementi alla perfezione. Tanta potenza, tante possibilità, unite però sotto un unico denominatore: semplicità d'uso. Semplicità d'uso che avviene per due motivi. Il primo motivo è che saranno veramente poche le immersioni nei menu, perché sulla pancia abbiamo tutto ciò che ci serve per programmare i nostri suoni, tra tanti potenziometri e tanti pulsanti. Il secondo motivo è costituito dal fatto che i due motori in grado di riprodurre i sample vengono gestiti esattamente come fossero due oscillatori classici. Questo ci permetterà di avere subito confidenza con la macchina, senza dover imparare chissà quale manuale d'uso. Ora andremo ad esplorare tutte le sezioni di questo fantastico sintetizzatore. Per quanto riguarda tutte le informazioni, le schede tecniche, la disponibilità, i prezzi, vi invito ad andare su algameco.com, perché è proprio Algameco l'unico distributore ufficiale per quanto riguarda tutta l'azienda Sequential. Ed eccolo qua, Prophet X in collaborazione con 8DIO in tutta la sua bellezza e grandezza. Volevo darvi una panoramica prima di andare sulle sezioni singole. Questo è un sintetizzatore con due sample playback, due oscillatori digitali, mixer, filtro Curtis analogico con un taglio di -24 dB. Sono quattro gli inviluppi, uno dedicato all'amplificatore, uno dedicato al filtro e qui sopra il 3 e 4 che possiamo destinare al parametro che più ci pare. Tutti gli inviluppi hanno la funzionalità di velocity e di delay. Decidiamo noi quando far partire l'inviluppo. Qui la sezione effetti, ne abbiamo due, e all'interno di ognuna di questi effetti abbiamo delay, abbiamo riverberi, flanger, chorus e tanto altro. Qui il cervello di Prophet X, uno dei tre display OLED molto visibili in qualsiasi situazione di luce, la possibilità di interagire con il display con questi quattro rotari e questi quattro pulsanti. Sono poche le volte che andremo a gestire il suono direttamente dal menu, perché ogni potenziometro, che fa solamente una cosa, ci permette già di programmare il suono dall'inizio alla fine. Sezione modulation, qui scegliamo le sorgenti e le destinazioni, ce ne sono tante, le andremo a vedere. Possiamo stravolgere il suono in tantissimi modi. Il sequencer polifonico, possiamo registrare fino a 6 note per step. L'arpeggiatore, la sezione di clock per decidere la quantizzazione e il BPM. Sample stretch per gestire i campioni, andremo a vedere anche questa funzione nello specifico. Il glide, tutta la parte di transpose, unison e hold. Qui abbiamo due slider precisissimi con funzione di latch, programmabili, come e poi la wheel di modulation e il pitch. Questo è il cuore pulsante di altre modulazioni, perché qui abbiamo 4 LFO con ben 5 onde differenti da poter selezionare. Prophet X è un sintetizzatore che mi permette di suonare 8 voci stereo in contemporanea, o possiamo anche decidere di farle diventare 16 queste note, suonandolo però in modalità mono. Possiamo anche arrivare fino a 32 note in parafonico. Tutti i comandi che vedete qui sopra raddoppiano se utilizziamo il nostro Prophet X in modalità due layer. Quindi possiamo programmare un suono con due oscillatori, due sample playback, due effetti e gli inviluppi, e poi programmarne un altro con tutte queste funzioni e decidere se i due layer che abbiamo programmato li vogliamo suonare uno sopra l'altro,
premendo un tasto, quindi suoneranno due suoni, o possiamo decidere di splittare, quindi avere un suono nella parte sinistra e un suono nella parte destra. Possiamo decidere poi noi il taglio da dare alla tastiera. Abbiamo poi l'uscita cuffia e due output, sempre con left e right, la possibilità di collegare ben quattro pedali che possono essere appunto programmati o per gestire il volume, per il sustain o per fare anche partire il sequencer. Sono tre le porte MIDI, in, out e through, e poi abbiamo due porte USB, una per comunicare il MIDI in modalità bidirezionale, l'altra invece è una porta USB A per introdurre la nostra chiavetta 3.0 ed importare i campioni o le librerie. Una vera tastiera a 5 ottave semipesata, velocity e aftertouch programmabili. Andiamo a vedere ora sezione per sezione e cominciamo a conoscerla meglio, partendo proprio dagli oscillatori. Eccoci qui, cominciamo con la sintesi, dicevo, così poi andiamo per step tutto il percorso del sintetizzatore. Siamo davanti a due oscillatori digitali, sono identici. Abbiamo quattro forme d'onda: sine, so, pulse e super so. Come vedete, tutte le volte che vado a modificare un parametro, il display mi dà conferma di quello che sto facendo e mi fa vedere nel dettaglio quello che sto facendo. Potrei anche eliminarlo dalla vista e andare seguendo appunto quello che è il potenziometro o il pulsante acceso spento, ma qui abbiamo proprio una visione dei parametri alla perfezione. Tra l'altro questo fa parte di uno dei tre display sempre molto visibili, sia a luce alta sia a luce bassa. Torniamo sugli oscillatori. Come dicevo, quattro forme d'onda, la possibilità di modificare il pitch di ognuno. Abbiamo un'escursione che va per gradi di semitoni molto alta, molto ampia. Poi abbiamo il fine tune e qui andiamo di mezzo tono su, mezzo tono giù. Abbiamo lo shape mode che funziona su tutte e quattro le forme d'onda, va proprio a modificarle, e quindi diciamo che la nostra tavolozza di suoni si va ad ampliare in questo modo. Su una pulse si comporta in modo classico, super so, sentite, con un solo oscillatore. Come si arricchisce di armoniche. Anche sulla sine lavora bene. L'oscillatore, per spegnerlo, vedete, mi dice off, non c'è nessuna lucina, e capisco appunto che l'oscillatore è spento. La possibilità di sincare gli oscillatori, e poi abbiamo slope 1 e 2. Con questo potenziometro decidiamo di quanto stonare gli oscillatori da voce a voce. Possiamo farlo usando, diciamo, poco slope, che è una cosa che consiglio, mi piace, lo faccio spesso in tutti i suoni perché va a dargli appunto più vita, fino ad arrivare proprio a una stonatura malefica, diciamo così. Bello, soprattutto usato, diciamo, con saggezza. Qui di fianco abbiamo la sezione mixer, molto semplice, possiamo miscelare i volumi dei due strumenti, ovvero i sample playback, quello che poi andremo a vedere, con gli oscillatori. Allora, andiamo nella sezione filtro, andiamo a creare sempre un basic program, visto che
possiamo già selezionarlo da qui, cutoff, resonance, key track, per decidere appunto se fare aprire o chiudere il cutoff tramite la tastiera, e abbiamo un drive. Sentiamo, cominciamo a sentire come si comporta questo cutoff. È un Curtis, classico Curtis che utilizza spesso Sequential per i suoi progetti, perché è un filtro molto bello, potente e dolce alla stessa maniera. Qui parliamo di un 24 dB. Risonante, come potete sentire, ma soprattutto stereo. Sì, avete capito bene. Prophet X può essere programmato in vari modi. Può fornirci 8 voci stereo, può fornirci 16 voci mono, per poi arrivare anche a 32 note in parafonia. Ecco, quando utilizziamo Prophet X in modalità 8 voci stereofoniche, il filtro è stereo. Avremo un filtro di sinistra e un filtro di destra. Questo significa che potremo andare anche a modulare in una modalità il filtro di sinistra confronto il filtro di destra. Questo creerà suoni molto particolari. Quindi, utilizzando qualsiasi fonte, dicevo, di modulazione, possiamo andare a programmare il cutoff che sta a sinistra e il cutoff che sta a destra. Qui ho fatto un piccolo programma così al volo. Vedete come la modulazione 1 è accesa dallo slider 2 con una mount di 127 e andrà ad aprire il cutoff che sta a sinistra. La modulazione 2 invece, sempre attivata dallo slider 2 con una mount di 64, quindi si aprirà in ritardo, che va ad aprire il cutoff di destra. Tutto questo con l'LFO 1 va a modulare quello che è il cutoff poi di destra. Quindi l'effetto, e poi andremo a parlare molto più approfonditamente di quello che è modulation, ma giusto per farvi sentire cosa significa avere un filtro stereo. Mentre aziono lo slider, sentite come piano piano si apre il filtro di destra e poi di sinistra, scusate, e poi quello di destra con anche la modulazione, e poi lo vado a chiudere. Avere quindi un filtro stereo ci permette, oltre di ampliare appunto il suono, ci permette di divertirci tantissimo. Andiamo a sentire invece il drive come si comporta, da più carattere, scalda e addolcisce la risonanza quando siamo in auto-oscillazione. Sentite questo boost. Proviamo a toglierlo, ho alzato la risonanza. Sentite come va ad addolcire la risonanza, ma aumentare un po' il suono, soprattutto quando siamo in questa fase qua. Quando vado a togliere il drive, sentite come arriva la risonanza, diciamo, molto più acida. Fantastico, bello, mi piace. Come avrete notato, anche in questo caso il display ci dice, ci dà sempre le indicazioni precise sul parametro, qualsiasi esso sia. Oltre alle modulazioni per variare appunto quello che è l'L o l'R, possiamo anche andare dal display. Una volta toccato la parte filtro, andiamo su LPF Mish, e qui abbiamo lo stereo split. Vedi come passa da una parte all'altra.
Divertitevi a usare i due filtri, vi darà sicuramente tanti spunti. Cominciamo con le modulazioni. Sono tante, come sono tanti gli inviluppi. Sono quattro: uno dedicato all'amplificatore, uno dedicato al filtro, poi abbiamo gli AUX, come li chiamano loro, tre e quattro. Ogni inviluppo è possibile dedicargli la velocity, anche su quelli ausiliari. Cosa molto importante, e ognuno di questi quattro inviluppi ha la possibilità di gestire anche il delay, quindi non è solo un ADSR, ma sarà un DADSR. Non c'è però il parametro del delay, non c'è il potenziometro. E allora, una volta che tocchiamo un potenziometro, per esempio quello dell'amplificatore, il delay è uno di quei parametri che andremo a modificare da quello che è il display. Sia l'inviluppo del filtro, sia il 3 e il 4, abbiamo la possibilità di dare l'amount sia in negativo che in positivo. Quando si programma un suono, gli inviluppi non bastano mai, diciamo che 4 riescono a soddisfare tante esigenze. Le destinazioni per gli inviluppi 3-4 lo possiamo selezionare appunto da questo potenziometro. Parliamo di più di 60 destinazioni, quindi lo possiamo veramente dedicare a qualsiasi cosa, da quello che può essere LFO, oscillatori, frequenze, start e stop del sample, o anche ai parametri programmabili degli effetti. Andiamo a parlare infatti proprio della sezione effetti. Gli effetti che troviamo all'interno delle Prophet X sono due, effetto 1 ed effetto 2. Ha un display dedicato dove possiamo andare a scegliere il tipo di effetto, se tenerlo spento oppure un delay stereo, un BBD delay, chorus, flanger, phaser, HP filter, quindi un high pass filter digitale in questo caso, ma molto efficace. La distorsione, il ring mode, il rotation speaker, spring reverb, un room reverb, hall reverb, un super plate. Come forse avete già notato, abbiamo un parametro di mix da dry a completamente wet, e poi ci sono invece tre potenziometri che cambiano faccia a ogni effetto scelto. Quindi, se su un super plate andiamo a scegliere, per esempio, quello che è il time, il pre-delay e il tono, azioniamolo. Effetti sempre molto belli quelli che usa Sequential, non sono mai effetti buttati a caso. Vi dicevo che quando invece andiamo, per esempio, su un ring mode, ovviamente questi tre potenziometri andranno a cambiare altri parametri, come per esempio in questo caso che stiamo utilizzando il ring mode, la frequenza, lo shape e il track on off. Andiamo a sentirci una distorsione. Andiamo a sentirci l'high pass filter. Do la possibilità di scegliere la risonanza e poi la frequenza. Questo è un phaser. Flanger.
Chorus. BBD delay che diventa praticamente infinito con il feedback al massimo. Molto bello il BBD delay, poi abbiamo un delay stereo. Poi abbiamo appunto la possibilità di spegnerlo. Troviamo gli stessi effetti nella sezione dell'effetto 2. Molto bene, il pulsante qui al centro invece c'è la possibilità di sincarlo con il tempo interno di Prophet X o un tempo, un clock esterno che possa venire da una batteria elettronica piuttosto che una DO o qualsiasi altro strumento atto a distribuire clock. Diamo un'occhiata a quello che è un po' il cervello di questa macchina. Qui abbiamo il display, diciamo il main display, quello dove andremo a vedere tutte le informazioni. Qui abbiamo tutta la sezione di compare, quindi cambio un preset. Probabilmente ogni preset che cambio lo vado un po' a modificare. Voglio andare a sentire da dove sono partito, dal preset appunto che sono andato a scegliere all'inizio, schiaccio compare e mi fa sentire prima delle mie modifiche com'era il preset e poi decido appunto se tenerle o no. Pulsante di save per registrare i suoni, edit B layer per modificare il secondo layer, playlist, molto interessante questa playlist, abbiamo la possibilità di scegliere 4 suoni e di metterli in una lista speciale e possiamo poi anche avere più set all'interno di questa lista. Quindi diciamo, devo prepararmi qualcosa dal vivo, devo fare un concerto, devo fare dei suoni e voglio richiamarli in modo semplice, mi faccio una playlist e poi all'interno di questa playlist appunto avrò tutti i suoni selezionati. Abbiamo fino a 10 set per lista, sono 40 suoni che posso raccogliere questa lista senza doverli andare a cercare chissà per dove o senza doverli salvare per forza in fila, ma poi me li richiamo da questa lista e sono pronto. Il pulsante global ci permette di andare a modificare tutto quello che è la nostra macchina, quindi dai parametri MIDI a modificare le curve delle velocity, del pressure, ci sono tanti parametri tra cui quelli dell'arpeggiatore, il screensaver, quello che è la programmazione invece dei pedali che possiamo collegare a questa macchina, la calibrazione delle wheel, scegliere un basic program, andare invece di calibrazione dei filtri, perché ricordiamoci che il filtro è analogico, quindi una calibrazione ogni tanto non gli fa male o comunque ogni volta che succede qualcosa di strano. Poi abbiamo tutto l'update di quello che sono le library, tutte le library che possiamo mettere all'interno e ho i nostri campioni, poi dopo andiamo a vedere bene quando utilizziamo anche il suo software e poi appunto la possibilità di formattare l'USB drive, tutti i dump
invece. Quindi la sezione, diciamo, più tecnica della macchina la troviamo su Global, e split e stack quando lo utilizziamo in modalità multilayer. Con split andremo a separare un suono da una parte, un suono a sinistra, un suono a destra, diciamo così. Stack invece unisce i due layer uno sopra l'altro. Decidiamo se suonarlo con 8 voci stereo oppure con 16 voci mono. Se teniamo premuto, invece, andiamo in modalità parafonica. Da qui selezioniamo le banche. Vedete? Banche con la U sono user, quindi sono quelle che possiamo andare a modificare e poi a registrare. E invece poi la F sta per factory e sono i banchi di memoria che non possiamo andare a modificare. Ci sono 128 programmi per ogni banco, fino a 128 arriviamo, quindi diciamo che ci sono tantissime memorie. Questi invece sono i pulsanti che si collegano direttamente a quello che ci dice il display. Per esempio, su una DSR, vedete come ho la possibilità di andare a selezionare il VCF a DSR. Se invece tocco di qua, mi dà altri parametri come il delay, se far ripetere l'inviluppo. Sappiamo che quando ci sono le sezioni, queste qua ci permette di selezionarle. E alla stessa maniera, sopra invece, possiamo andare a modificare i parametri. Un tasto molto interessante è lo show. Andiamo a vedere cosa ci permette di fare. Quando io premo show, tutti i potenziometri si bloccano. Cosa significa? Significa che mi fa vedere com'è programmato quel potenziometro. Quindi, per esempio, se vado sul pitch dell'oscillatore 1, vedete come non mi cambia la nota perché l'ha bloccata, ma mi fa vedere che appunto sono in C2. Così come il fine tune mi dice se è a 0. Ok, molto comodo, perché così ogni parametro di ogni preset io so già come è stato programmato. Vediamo lo shape mode a 0 e così via. Insomma, tutti i parametri che vado a toccare me li fa vedere quel potenziometro come è stato programmato. Molto interessante. Qui invece su questo terzo tasto abbiamo la possibilità di andare a modificare la nostra tastiera, quindi il range delle wheel, quello che può essere appunto la keyboard, oppure le curve della velocity, dell'aftertouch, le scale. Vedete quante scale ci sono. Sono tanto interessanti, siamo arrivati a 65 con l'ultimo aggiornamento. Dateci un'occhiata perché sono scale interessanti. Mi diverto sempre, lo dico spesso, a programmare quello che è una sequenza oppure quello che sono degli accordi, poi gli vado a modificare la scala. Questo mi aiuta a dare qualche sbalzo di creatività. Sempre su questo ultimo tasto abbiamo la possibilità poi di andare a modificare quello che è il glide. O il glide rate. Reverte invece, il primo tasto qui, è un po' una sorta di undo. Premo e decido se appunto tornare indietro di quello che è il layer A o di quello che è il layer B o di tutti i due layer. Spostiamoci più a sinistra perché qui abbiamo diciamo, uno degli elementi che fanno diventare Prophet X veramente divertente, creativo e potente. Lo so, l'avrò detto forse 100 volte potente, ma è quello che è questa macchina. Andiamo su Modulation. Possiamo decidere una sorgente e assegnarla alle tantissime destinazioni. Questo tipo di modulazioni ce ne sono ben 16. Possiamo scegliere appunto il source, quindi da dove prendere la mia modulazione, se prenderla dagli strumenti, se prenderla dagli oscillatori, se prenderla dagli LFO, dagli inviluppi, sia 1, sia 2, sia 3, sia 4, piuttosto dagli due slider, o il pitch bend, il moduli, il pressure, il breath, il foot, l'expression, velocity, poi slope 1, slope oscillatore 2, slope 3, slope 4, dal noise e poi dal DC. Vedete quante sono le fonti e qui decido
quanto amount dare, oppure lo decido da qui. E poi le destinazioni sono veramente tantissime, quindi anche qua gli strumenti, gli oscillatori, del sample playback, possiamo, degli strumenti possiamo anche decidere quanto grande deve essere il loop, quando finire o iniziare il campione. Ce ne sono tantissime veramente di destinazioni, quindi cutoff il drive, il cutoff LR, il VCA, il pan spread, tutti gli LFO amount, tutti gli inviluppi e dell'inviluppo ogni singolo elemento, quindi il decay, il sustain e il release. E poi posso andare con una modulazione a modificare un'altra modulazione. Quindi diciamo che parliamo veramente di tantissime possibilità. Quindi proviamo a fare un esempio semplice su come la modulazione 1, per esempio, scelgo come fonte l'oscillatore, la frequenza dell'oscillatore 1. Di amount vado a 127 e la destinazione decido di, sì, di lasciarla qui al cutoff. Quindi farò entrare la modulazione dell'oscillatore 1 dentro il cutoff. Aumentare un po' la risonanza, un po' troppo. Alziamo un po'. Sentite che tipo di modulazioni si possono creare in pochissimo tempo. Se poi penso che l'amount, e in questo caso lo penso, sia un po' troppo. Siamo praticamente in ambito FM. Poi, continuando sempre con un esempio, la modulazione 2, scelgo che per esempio sia un LFO, l'LFO 1, sempre con un amount deciso al massimo, scelgo di fargli modificare la modulazione 1. Appena la trovo, sono un po' lento, lo so. Ok, quindi ora la modulazione 2 ha come sorgente l'LF1 con un amount di 127 e andrà a modificare la modulazione 1, quello che sono andato a programmare appunto prima. Andiamo a modificare anche quello che è l'amount. Mettiamo anche un riverbero, super plate, non facciamoci mancare niente visto che ce l'abbiamo. Voglio esagerare il parametro 3 dell'effetto che è dedicato al pre-delay e vado sempre ad assegnare qualcosa di sempre dell'F1.
Amount, parto sempre da 127 io con l'amount, non so se si era capito, voglio andare a modificare, vediamo dove sono i parametri degli effetti, mi sembra che siano in fondo, eccolo infatti, quindi fx1 parametro 3, eccolo qua. Anche il predelay verrà modificato sempre con questo intreccio di modulazioni dall'LFO1. Un po' il filtro. Abbasso un po' l'ottava. Sentite come in pochissimi veramente passaggi con queste destinazioni e queste sorgenti riusciamo a creare dei suoni anche complessi, ma con veramente pochissimo sforzo. Ok, andiamo a darci un'occhiata a quello che è il sequencer. Premo REC e ogni nota che premo mi va avanti di step. Quanti sono gli step? 64. Le note sono 6 che possiamo registrare per ogni step da 1 a 6. Abbiamo il tie, il rest, il vedete come a ogni step mi registra anche ovviamente la velocity e quindi andiamo a creare una sequenza semplicissima, un po' di rest, un po' di tie. A 64, come vedete, si ferma, poi non mi rimane altro che premere play. Sto modificando intanto un po'. Ora, ovviamente, tutte le note che ho a disposizione di polifonia posso suonarci sopra. Quindi, mentre la sequenza va, io posso comunque continuare a suonare. Dipende, ovviamente, da quante note ho premuto contemporaneamente a ogni step. Non poteva mancare l'arpeggio da up and down, random, async, decidiamo noi, decidiamo se rilacciarlo con il relay, decidiamo quante sono le ottave da 1 a 3 e repeat, ovvero quante volte la nota si dovrà ripetere prima di passare alla nota successiva. Qui abbiamo la possibilità di scegliere la divisione del BPM, quindi di quello che è la quantizzazione e del BPM stesso, se stiamo lavorando con il clock internal.
poi qui la sezione alta che abbiamo appena visto, e poi la lunghezza della sequenza. Nella modalità clock, eccola qua, decidiamo quindi il BPM, il clock divide, se renderlo a 32esimi, 16esimi, 16 con swingato oppure in versione trip, dimezzato, sono tutte ovviamente le modalità di quantizzazione, e poi il tasto tap tempo. Come ogni volta vi ricordo che tutte le funzioni dei potenziometri le vediamo sempre anche nello specifico sul display. Dunque, continuiamo un po' il nostro viaggio del sintetizzatore Sample Stretch. Lo andremo a vedere poi quando vi parlerò degli strumenti sample. Qui abbiamo il volume, qui abbiamo il glide, la possibilità di scegliere il rate, il time, accenderlo, spegnerlo. E giusto sapere che possiamo selezionare da oscillatore a oscillatore un glide, rate o time differente, e anche da strumento a strumento. Hold, quindi suono, ed è come se avessi ancora le dita sopra. Poi abbiamo l'unison. Unison che posso decidere se mettere in unisono, appunto, da 1 a 8 voci, e poi di quanto detunarle. Transpose, qui abbiamo due slider touch molto comodi, primo perché appunto vedo esattamente con il LED di fianco che si illumina a che posizione sono. Secondo perché sono molto fruibili, non hanno problemi di touch in nessun tipo di maniera, vanno molto rapidi, seguono il dito e hanno questa superficie ruvido il giusto per essere preciso il dito e non farlo sguillare via. E poi la funzione latch, questa appunto ci permette di fermare quello che è la quantità di touch che vogliamo dare. Modrill, retro illuminate, quindi non abbiamo nessun problema a utilizzarle anche di notte o a luci blu o a luci spente. Sezione LFO, sono 4, ognuno ha 5 forme d'onda, tra cui l'asso, la pulse, la triangle, l'asso reverse e anche random. Con questo pulsante scegliamo quindi la forma d'onda. Qui la frequenza e qui l'ammontare, sia in negativo che in positivo. Sono 4, quindi provate a immaginare i deliri che possono nascere da questo tipo di modulazioni, abbinate poi al modulation che abbiamo visto prima. Quindi sono veramente ben fornita, la macchina ben fornita di modulazioni, e la possibilità di selezionarli in modo così rapido è un bel vantaggio sia live sia mentre programmiamo un suono in studio. Andiamo a dare un'occhiata alla sezione sample playback, la sezione che fa diventare Prophet X questa macchina così fenomenale. Cominciamo col dire che abbiamo due instrument, quindi la possibilità di caricare due librerie. Sono due instrument per layer. Ok, quindi avremo due instrument per il suono A, due instrument per il suono B. Ora, passo passo, vi volevo far vedere quanto poi è semplice utilizzare questa sezione. Andiamo a scegliere, per esempio, di suonare l'instrument 1. Ho fatto un basic program, sentite che suona l'oscillatore digitale 1, che però adesso dal mixer vado ad abbassare, abbasso anche il 2 anche se spento, e alzo l'instrument 1, quindi il volume dell'instrument 1. Sentite che non suona niente, perché da qui posso andare a scegliere appunto il type, ok, che tipo di suono andare a scegliere, se degli ambienti, se dei bassi, se invece nella sezione brass, core, cinematic, drums, effect, ethnic, guitars, keyboard, percussion, perk tonal, piano, strings, synth, solo vox. E poi qui abbiamo invece gli strumenti, i wind. Ok, una volta scelto il tipo vado a scegliere il sample o la libreria. Thank you.
sono tanti per categoria, quindi andiamo sulle voci. Scusate, ho cambiato, devo andare ancora sulle voci. Invece da darci un giro non sui synth, non sulle stringhe, vi volevo far sentire i pianoforti bellissimi. A ogni tocco si aziona uno dei campioni, uno dei layer con la quale è stato aggiustato il campione. Ce ne sono tanti. Pectonal. Vi volevo far notare che quello che stiamo ascoltando sono i campioni. Okay, sono le librerie che non sono state ancora modificate con filtro, miscelate con gli oscillatori o con modulation o con gli effetti. Questo è un po' come sentire la nostra, chiamiamola wavetable, ok? Quindi non è proprio corretto, non è la stessa cosa, però questo è come ascoltare la saw, okay, di un oscillatore. Quindi stiamo sentendo i suoni nudi e crudi, giusto per farvi capire la potenza e il tipo di suoni. Qui abbiamo il keyboard, il clavinet. Le chitarre sono belle. Abbiamo tutta una sezione di suoni etnici, di effetti. E qui andiamo nel cinematico puro. Sono dei brass. Cinematico puro è una macchina che ti porta molto a sperimentare il mondo del cinematico, infatti. Drum molto belle. Qui arrivano proprio i cinematici dichiarati. Qui ogni tasto non segue una nota, ma è proprio un campione singolo. Subito atmosfera. Sono queste
librerie che dove stiamo navigando sono le stesse che potete trovare poi sul sito di 8Dio. Questa azienda di sample produce sample da veramente tantissimo tempo e di altissima qualità. Sono appunto 150 giga di suoni che sono già all'interno del Prophet X quando noi lo acquistiamo. Sono librerie molto costose, se andiamo a vedere sul sito ce ne facciamo un'idea. Invece sono già libere e pronte all'uso, appunto, se acquistiamo Prophet X. Ci sono poi altre 50 giga invece di campioni che possiamo mettere noi all'interno di Prophet X tramite una chiavetta USB 3.0 e tramite un software dall'uso veramente semplice da utilizzare. Continuiamo un attimo con la carrellata. Qui abbiamo dei cori. Come vi dicevo, ancora suoni così puliti, eh. Cori, sono qua la sezione brass. Poi la sezione bassi, da elettrici ad acustici, a particolari. Provate a immaginare tutti questi suoni, qui abbiamo poi gli ambienti, anche questi bellissimi. Personalmente programmando li ho usati parecchio questi. Anche questi non seguono note, quindi ogni tasto è un'ambienza diversa. Fantastico. Provate a immaginare programmati poi con la sintesi classica, con gli LFO, con gli sviluppi, con le modulazioni, col sequencer. Fantastico.
Questi suoni che abbiamo sentito, come vi dicevo, appunto, sono le librerie. Abbiamo scelto il tipo di suono, il quale strumento voglio. Andiamo a vedere un po' quali sono le altre funzioni, che sono un po', diciamo, le classiche per quanto riguarda la gestione del campione, quindi lo start, decidere quando far partire il campione. Andiamo a prendere un campione, diciamo, corto, così. Sentite? Vado proprio a decidere dove deve partire il campione, la fine del campione. E poi qui sides e center sono dedicati al loop, che è questo pulsante qui nel centro. Quindi posso decidere di loopare questo suono, quindi andare a accorciare la fine, ecco qua, e decidere il centro dove andarlo a campionare, scusate, a loopare. Utilizzare un sample, utilizzare un oscillatore è praticamente la stessa cosa. E quindi possiamo scegliere il tono, possiamo scegliere se il campione deve seguire le note della tastiera. Posso aumentare di 9, fino a 9 dB il volume del mio campione, il glide rate. E poi ho la possibilità di decidere se il filtro dovrà andare a agire sul campione oppure no. Il terzo pulsante invece è dedicato agli strumenti edit, quindi il loop. Possiamo decidere se fare un loop regolare o se pitchato o se in sync o se regolare per poi mandarlo avanti e indietro. Quindi sono tante, veramente tante le opzioni. Quindi ci sono tutte le funzioni che ci aiuteranno a gestire i campioni veramente in modo elastico e, come ribadivo prima, appunto, come fosse un oscillatore qualsiasi. Ho spostato un po' la tastiera perché, se parliamo di sample playback, dobbiamo parlare anche della modalità sample stretch. In pratica io posso prendere tanti campioni e stenderli per ogni tasto per avere un campionamento più realistico, per avere una libreria più realistica, oppure posso anche decidere di stendere una singola nota, un singolo campione su tutta la tastiera e quindi andare a stravolgere quello che è il suono. Quindi, se stiamo usando un pianoforte, io premo la nota, decido di stracciare questa nota qui e a questo punto solo questa nota viene, quindi solo questo campione viene esteso per tutta la tastiera. Andiamo a sentire invece questa funzione su quello che sono delle batterie. Devo dire che ho trovato all'interno delle bellissime librerie di batterie, da acustiche a cose più elettroniche. Un suono per tasto, ce ne sono veramente tantissimi. Trovo un suono, sentiamo la funzione sample stretch su quello che è la batteria. Anche su un channel, se può essere interessante. Ho sbagliato perché prima devo schiacciare il tasto e poi sample stretch. Quindi modalità sample stretch è un'aggiunta alla nostra creatività. Ci serve un suono, per esempio, di batteria, dobbiamo pitcharlo, vedete quanto è semplice farlo, registrarlo e poi tornare indietro uscendo da quella funzionalità.
Ora invece voglio mostrarvi come inserire le nostre librerie, i nostri campioni all'interno di Prophet X. Dovremo innanzitutto scaricare un programma gratuito che ci permetterà poi di mappare i nostri campioni. Dove trovo questo programma gratuito? Lo trovo sul sito sequential.com, vado su support e cerco il modello Prophet X. Oltre ai manuali, ai vari addendum, vado su Sample Mapping Utility. Una volta cliccato mi porta sul sito 8dio.com. Eccolo qui, Sequential Prophet X XL Mapping Utility. Per prenderlo devo, anche se a costo zero, inserirlo dentro il carrello. Una volta inserito vado appunto sul carrello e faccio poi il checkout. Una volta fatto il checkout non mi rimane che registrarmi, se non siete già registrati, e poi andremo a completare l'ordine. Una volta che abbiamo scaricato il programma, l'abbiamo installato, lo vado ad aprire ed eccolo qua. Programma molto semplice, vedete come qui ho la possibilità di fare un nuovo programma, di importare i file, metterli in modo automatico, adesso ve lo faccio vedere, e poi di esportare. Qui poi semplicemente avremo la possibilità di rinominare, di dargli la categoria, cosa molto importante tra l'altro, quindi siate accurati a dare il nome dell'instrument e del sound set, per poi scegliere in quale user bank. Vedete, la U sta proprio per user. Ok, quindi faccio import ed eccolo qua, si apre una finestra dove posso, ho due opzioni: prendere questi file e trascinarli dentro quello che è il browser qui del programma, oppure faccio open. Eccoli qua, questi sono tutti i miei campioni, questa è tutta l'estensione della tastiera. Ora potrei prendere campione per campione e vedete qui alla fine del campione posso anche scegliere di quanto estenderlo, ma non è questo secondo me il migliore dei modi per fare questo lavoro, anche se comunque dipende dal lavoro che dobbiamo fare. Ma se abbiamo una libreria come questa, la cosa migliore è quella di selezionarli tutti e non trascinarli in questo modo, ma una funzionalità che è molto interessante è quella di selezionarli tutti e poi in modo automatico importarli. Vedete come me li ha suddivisi alla perfezione, e qui agli estremi dove non c'era effettivamente il campione ci ha pensato lui a stenderlo. Posso comunque sempre andare a mettere a posto ciò che, se c'è qualcosa che non mi piace, però diciamo che in questa modalità automatica funziona bene, quindi non avete nessun tipo di problema. Come vi dicevo, qui state attenti a scegliere quale categoria, quale strumento e quale suono dello strumento, quindi dargli proprio un nome e poi l'user bank, in modo che poi abbiate sempre i vostri campioni ben organizzati. Una volta che ho preparato e sono pronto a importare, mi raccomando, utilizzate chiavette USB 3.0 e ora la introduco dentro la macchina e la andremo a formattare. Allora, per formattarla vado su Global e da qui vado a cercare, da proprio qui, guarda, alla voce 35 format USB drive. A questo punto qui sotto c'è format now ed ecco che l'ha formatta. Ecco qua, già fatto, dico back, stacco tranquillamente la chiavetta e adesso la vado a introdurre nel computer per mettere dentro la mia libreria. Allora vado di export e vado a prendere la chiavetta formattata, vedete la chiama proprio Prophet X. All'interno della chiavetta dovremmo avere una cartella chiamata PX, ok, proprio solo con le lettere PX. Se non la troviamo andiamo a crearla senza problemi, l'importante è avere l'attenzione di chiamarla PX, così in lettere piccole la creiamo. Ecco qua, siamo già dentro alla cartella e poi faccio open. A questo punto mi dice che i miei file sono stati esportati. Andiamo a vedere come introdurli dentro lo strumento. Chiavetta USB che vado a inserire all'interno della macchina. Una volta inserita la chiavetta andiamo a cercare la voce. No, un po' più in su, ecco qua, Update Library.
Qui dovremmo fare attenzione perché non dovrà essere su add-on pack né su factory, ma su user. Una volta pronti, update now, override. Ed ecco che in poco tempo, poi ovviamente dipende da quello che sono i campioni. Mi raccomando, i campioni sempre a 48 kHz, mai a 44, e 16 bit 48 kHz. Ecco qua, mi ha caricato i campioni. Ora, per andare a richiamare la libreria appena importata, devo premere group e vedete che mi dà factory. Invece con il tasto type devo andare a cercare user. Eccola qui. Ora sono in user, lo vedo qui dalla home. Vado a scegliere quello che sono andato a inserire adesso ed eccola qua. New instrument, new sound instrument, giustamente perché non l'avevo rinominata. Mi sono raccomandato con voi di rinominarla e io non l'ho rinominata, ma era giusto per fare una prova, per far vedere com'è semplice caricare una libreria e introdurla all'interno della macchina. Siamo arrivati alla fine di questo video, ho cercato di farvi vedere un po' quello che riesce a combinare Prophet X, una macchina bellissima. È una macchina che, anche se sei vuoto di idee, appena ci appoggi le dita sopra ti viene voglia di registrare. Sono rimasto scioccato dalla semplicità di utilizzo e da ciò che questa macchina è in grado di fare. Se avete la possibilità, correte in un negozio a provarla. Se avete bisogno di altre informazioni come disponibilità, prezzi o andare a snocciolare qualcosa di più tecnico, andate sul sito algameco.com e oltre a Sequential troverete anche altre tantissime aziende che collaborano con loro. Bene, da Jagarobo è tutto, vi do un caloroso abbraccio, continuo a programmare qualche suono. Thank you.